Quell'ultima settimana di gennaio del 2004 iniziò sotto gli auspici del bel tempo. Da diversi giorni mi trovavo nella riserva di Draga in Croazia, situata sul litorale di Abbazia, ad oriente dell'isola di Kres, che gli sta sdraiata di fronte, lunga e distesa, nel profondo Adriatico come un pigro bagnante. Nelle settimane precedenti, perlustrando sistematicamente con Bepi ed i miei cani i posti migliori della riserva, avevamo rilevato comportamenti e preferenze logistiche delle beccacce anomali e di gran lunga diversi da quelli registrati negli anni precedenti, in quello stesso periodo e negli stessi identici luoghi. Mentre gli anni passati qualche sporadica buttata di lieve entità l'avevamo incontrata nelle zone medio-alte, fino ai 300 metri, questa volta ogni perlustrazione accurata di quella fascia montana aveva reso soltanto sporadici incontri con uste enigmatiche e nemmeno avvallate dall'avvistamento di uccelli in fuga anticipata. Altra constatazione probante si rifaceva alla consolidata abitudine delle svernanti di bazzigare, particolarmente in gennaio, nell'immediata periferia di un altipiano che si estende attorno al cimitero di Bersec. Quell'anno, per quanto ogni giorno comandato setacciassimo almeno una volta al giorno la piana di Bersec, se volevamo battere chiodo prima di sera, dovevamo calarci nel fosso di Golovik, avendo cura di zittire il biper durante la deambulazione dei cani. Quella di attivare il solo trillo a fermo del beeper, pur essendo iniziativa banale, quando era stata attuata in zone caratterizzate da un fittissimo sottobosco, aveva permesso ai cani di sorprendere beccacce insediate da tempo nella zona e a individuarne altre comparse all'improvviso e delle quali non riuscivamo ad ipotizzarne la plausibile provenienza. Porta! Porta! Ci ho scivolato mentre ci ho sparato! Da. Porta! Porta! Che?
Che azione che ci hanno fatto qua, eh? Azione dentro, fuori, dentro, 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 avanti. E quello sporco qui, eccetera. Aver superato l'eterno dilemma, vale a dire lasciare la zona del cimitero agevole e ridente per quella di Golovic, scabrosa e ostile, stava dando i suoi frutti in termini di soddisfazioni venatorie. Ma soprattutto aveva aperto a noi amanti dei classici luoghi da beccacce una nuova frontiera di ricerca e soprattutto di adattamento. Anche se avevo scelto di autoregolamentare drasticamente i miei prelievi personali, ricorrendo ad un'arma di piccolo calibro, sentivo che avrei dovuto adattarmi soprattutto alla frequentazione di terreni aspri e poco divertenti se volevo continuare a cercare beccacci in quei posti non più classici o prevedibili che ormai esse dimostrano di preferire. Quegli uccelli erano creature inverosimili che ogni volta ci sorprendevano con il loro straordinario spirito di adattamento, ed il fascino indescrivibile dei duelli con le svernanti era chiuso nell'evidente constatazione che ogni volta sai sempre come cominciano, ma non riesci mai minimamente ad immaginare come andranno a finire.